Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nuvole di Bellezza. Oggi parliamo di profumi e in particolare vi ho fatto una selezione dei profumi che più sto utilizzando in questo periodo. Allora, se è vero che come vi dico sempre, io non faccio particolari distinzioni dei profumi fra estate e inverno, e mi piace utilizzare Cocco, Monoi e tutti questi profumi normalmente più estivi anche d'inverno, però ecco, ho fatto una selezione che secondo me potrebbe interessare e venire incontro ai gusti di più persone in questo periodo. Sono tutti profumi che includono sia Cocco, Monoi, però anche la vaniglia, pesca e profumi più fruttati, quindi direi di iniziare subito. Iniziamo con un prodotto random, è il prodotto direi anche più economico, non è un profumo e quindi iniziamo bene, ma parliamo di profumi, acque profumate, ecco, ed è questa Body Mist di Flor de Mayo Peach Sorbet. 240 ml di nettare di pesca. A me piacciono tantissimo i profumi di pesca, lo sapete. Questo è un prodotto che ho trovato su Maki Beauty, costava veramente pochissimi euro e quindi l'ho voluto provare. Sinceramente non mi aspettavo tanto, un po' per il prezzo, un po' perché comunque 240 ml di body mist, ho detto sarà quei profumi un po' dozzinali, non lo so, e invece mi sono ricreduta perché è un profumo buonissimo. Se amate la pesca, questo è proprio un profumo che fa per voi, un'acqua profumata, ecco, perché questo sa proprio di pesca, proprio di quelle pesche belle, fresche e anche mature, direi. E questa è una body mist, quindi ve la potete comunque vaporizzare sul corpo. Vedete che ha questa. Fa questa bellissima nuvola molto nebulizzata e ha un profumo molto fresco, sicuramente fruttato. Ora, con questo genere di profumi, di acque profumate, non è che possiamo aspettarci chissà quale persistenza, perché la persistenza ovviamente non c'è, però un pochettino si sente. E anche sui vestiti direi che un pochino si sente per essere un'acqua profumata, insomma, anzi una body mist. Insomma, secondo me fa il suo lavoro ed ha questo bellissimo profumo di pesca, Peach Sorbet, spruzzare sulla pelle del corpo per profumare. Contiene alcol come tutti i prodotti che vi farò vedere oggi, quindi ovviamente state attenti a non vaporizzarvi e poi non esponetevi al sole. Potete ad esempio vaporizzare il prodotto sui vestiti. Comunque questa è una mist sicuramente che mi piace tantissimo e potrei anche acquistarla in altre profumazioni, comunque costa veramente, veramente poco. E un altro prodotto che in realtà non è un profumo, ma è, anzi questa è addirittura una colonia. È un'acqua di Colonia e questo è un prodotto che per caso ho trovato su Amazon, mi ha ispirato e l'ho voluto prendere e ne sono rimasta veramente estasiata. Sto parlando di questa Le Couvent de Mimi, de Mimi, abbiate pietà, ma parlo a malapena, cioè già ho problemi con l'inglese, immaginatevi il francese, questa Eau de Mission. Ditemi voi come si pronuncia. Ad ogni modo, la trovate su Amazon. È un prodotto, penso che avrà già un po' di anni, diversi anni, perché io ho guardato un po' online e non la trovo da nessuna parte. Ce l'ha solo un venditore su Amazon, che tra l'altro ha alzato il prezzo da quando l'ho acquistata. Comunque sapete che Amazon abbassa e alza i prezzi. Questa è un'acqua, io direi un'acqua profumata, in realtà è una colonia, viene venduta con la sua scatola e viene venduta col tappino e l'erogatore a parte, ovviamente sempre incluso nella scatola, comunque vi arriva così col tappino nero, lo svitate e inserite l'erogatore. È un prodotto da ben 250 ml, il pack è in vetro,
Questa è la colorazione del prodotto ed è una sorta di profumo, perché alla fine ha la persistenza di un profumo che sa molto di vaniglia. Però non pensiate alla classica vaniglia, perché questo è un profumo particolare. Io ci sento molto, cioè non so perché mi viene questa immagine, però io quando mi vaporizzo questo prodotto, che non so neanche come chiamarlo, perché sì, alla fine è un profumo, però è una colonia, ecco. Non è neanche un profumo né un'acqua profumata, è una colonia. Comunque, per quanto mi riguarda, la persistenza di un profumo, quindi per 250 ml direi che è un ottimo affare. E vi dicevo, io quando mi vaporizzo questo, sì che nell'immediato sento la vaniglia, ma poi dopo un po', mi viene in mente, il profumo del tè con i biscotti. Non so perché, però mi viene proprio in mente questa immagine, perché sento il dolce della vaniglia, che quindi può, la possiamo associare al biscotto, però sento anche, quelle note un pochino più di tè, delle note un pochino più fresche che vanno a rendere la vaniglia meno intensa, anche se comunque questo dolce si sente molto. È come se si sentisse il dolce del biscotto all'interno del tè. È un profumo comunque sicuramente particolare. Io non ne avevo provati di così, anche se ho già provato mille vaniglie, però questa secondo me è veramente particolare. Poi ha questa profumazione che almeno su di me dura tantissimo, e sia sui vestiti che sulla pelle. Questo lo vaporizzo e dura veramente tanto. E sentite poi questo bellissimo aroma di vaniglia, questa vaniglia che sa anche un po' di tè, un po'. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Qui dice sì che contiene vaniglia, la mirra, centella asiatica. In effetti contiene proprio le Camellia sinensis, quindi lo contiene il tè. Quindi effettivamente questi sentori di tè io prima non avevo letto, anche perché non ho più la scatola, che è una delle prime cose che butto via quando prendo qualcosa. Poi sì, qui ce l'ho alcune scatole, ma quelle più ingombranti poi le butto perché non posso tenere tutto. Comunque vi dico, questo è un prodotto che ho già vaporizzato parecchie volte, però è come nuovo. È come nuovo e mi piace. Se vi piace la vaniglia, vi consiglio di dare un'opportunità a questa colonia, perché mi ha veramente stupito e secondo me potrebbe piacere anche a molti di voi. Se vi piace la vaniglia, sicuramente potete provare. Poi è un flacone, vi dico, da 250 ml, non vi finirà mai, pecchi in vetro. Un prodotto veramente eccezionale, che mi ha veramente colpito. Non ne avevo mai sentito parlare e non ho letto neanche particolari recensioni online. Quindi, che dire, un prodotto che mi ha stupito. Poi, andando avanti, vi faccio vedere due profumini al volo, e si tratta di questo brand, Le Petit Plaisir. Questi profumi che praticamente sono come nuovi, ma li ho vaporizzati veramente poco, sono dei profumini che costano pochissimo. Io li ho presi su una profumeria francese, di cui vi lascio il link in descrizione. Tra l'altro è una profumeria bellissima, perché potete farvi impacchettare tutti i prodotti dentro dei sacchettini di cotone. È veramente una cosa, un servizio eccellente. C'erano questi profumi, io ne ho presi anche molti altri. Comunque adesso vi faccio vedere questi, costano poco e sono profumi comunque come piacciono a me, non troppo impegnativi, freschi, leggeri. Questo ad esempio sa di cocco, questo mi ricorda molto il profumo al cocco di Yves Rocher. Di anni fa, anche se quello lì aveva una durata veramente eccellente. Questo, allora, questi qui non è che abbiano chissà quale durata, però costano anche poco. Sì, nell'immediato sentite proprio il profumo di cocco. Sono profumi molto alcolici, si sente molto anche l'alcol. Vi dico, sono profumi che comunque costano poco. Forse anche se li acquistate sul sito del brand costano ancora meno, perché mi sembra che su quella profumeria lì costino 8 euro, mi sembra.
mentre sul sito ufficiale costano 4-5 euro, insomma, costano veramente poco. La durata non è delle migliori, però, ragazzi, non è che possiamo pretendere chissà cosa da dei profumi con questo costo. Si sente la profumazione del cocco, è un cocco quasi leggermente fiorito, però buono. A me il profumo di cocco piace sempre, mi piace tutto l'anno e nel cocco mi ci faccio proprio il bagno. Poi vaniglia e monoi, questa è un'altra versione, ma esiste anche ad esempio vaniglia alla fragola, esiste la fragola, la fresia, tantissimi profumi. E questo di nuovo contiene anche l'olio di cocco, ad esempio, all'interno, e poi ha questo, vabbè, ovviamente contenendo il monoi. Questo appena li vaporizzate sentite l'alcol tantissimo, ve lo dico, però poi dopo invece, ma un po' come tutti i profumi, dopo viene fuori il profumo e qui si sente molto il monoi smorzato un po' dalla dolcezza della vaniglia. Questi sono flaconi in vetro da 110 ml. Secondo me, cioè per il prezzo che hanno, sicuramente si possono provare. Oddio, non è il monoi mio preferito, perché poi a lungo andare sa un pochettino di plastica, un po' di sentore di plastica ce l'ha. Però vi dico, per il prezzo che hanno, questi sono profumini da spruzzarsi così, anche per stare in casa, per dire, io il profumo me lo do sempre, anche se sto in casa, che sto quasi sempre in casa, però mi do il profumo come se non ci fosse un domani, e me lo do per andare a dormire, quindi profumi io mi profumo sempre, mi piace, e quindi comunque questi qui costano anche poco, quindi anche se ve ne date un po' di più, non succede niente. Poi, sempre parlando di monoi, vabbè, non potevo non citare il monoi di Rocher. Questo è uno dei più bei monoi, anche se dopo ve ne farò vedere un altro che, ahimè, lo supera. Secondo me, comunque, questo è un classico. Non mi dilungo perché lo conosciamo tutti. Questo è un flacone nuovo. Mi piace molto anche il flacone, questo design molto pulito e lineare. Smussato, molto molto bello. Questo è nuovo, ma è un profumo che conosco molto molto bene, ho già utilizzato molte volte, ho già finito diversi flaconi e comunque il Monoi di Rocher per il prezzo che ha è molto molto buono, molto intenso e fresco, buono. Questo è un classico. E anche di facile reperibilità, il flacone in vetro sono 100 ml ed è uno dei toilette, veramente una linea questa eccezionale, molto molto buona. E da già invece vi faccio vedere un altro Monoi che mi sta piacendo di più rispetto a quello di Yves Rocher, anche se questo comunque rimane un grandissimo amore per sempre. E sto parlando del Deepest Floral di Etera Cosmesi. Questo è un profumo che potete trovare nella mia profumeria online Nuvole Blu, insieme a tutti gli altri prodotti di Etera. E questo è un profumo che mi ha colpito perché si sentite subito e tantissimo questo aroma di vaniglia, a parte che questo ha un'erogazione incredibile. Ma sì, dicevo un aroma di monoi, non di vaniglia, ma sono fiori di vaniglia ancora più dolci, è come se fosse un aroma più intenso, più dolce, più intenso, allo stesso tempo più fresco, è un aroma molto avvolgente, è un profumo secondo me che si sente la qualità sia della lavorazione che delle materie prime, come per tutti. I prodotti di Etherea io noto comunque una qualità maggiore rispetto ad altri, probabilmente perché usano anche delle materie prime di sicuramente di qualità, la lavorazione e tutto quanto. Poi, oltretutto, questi profumi sono stati studiati da un naso molto importante, quindi comunque sono già, e vi dico, sono profumi che per il prezzo che hanno, oltretutto sono 100 ml.
e fanno veramente concorrenza a profumi che di euro ne costano anche 100-200, e sto parlando dei profumi di nicchia, ma questi sono veramente ad un livello, a mio avviso, altissimo. E non è perché li vendo, perché sapete che io vi parlo di qualunque tipo di prodotto e cioè, quello che mi piace, indipendentemente che ce l'abbia nella mia profumeria o meno, anche perché poi chi va ad acquistare il prodotto ha i propri gusti, indipendentemente dai miei. Quindi questo lo dico per chiarezza. Però secondo me questi profumi hanno una marcia in più, perché sono persistenti, però allo stesso tempo delicati, non sono quei profumi come il classico profumo. Io, cioè, mi viene in mente di dire il classico profumo da profumeria, perché sono quei profumi molto intensi che ti stordiscono quasi da subito, e c'è a chi piacciono. Io vi ho sempre detto che i profumi da profumeria, quelli troppo forti, a me non piacciono. Io sono più, diciamo, per i profumi un pochettino più leggeri, come Yves Rocher, come anche le acque profumate. Mi piace farmi il bagno nel profumo, ma ecco, non quei profumi, ad esempio, J'adore, quei profumi lì per me sono veramente un po' troppo forti. Questo è elegante, sa di monoi, sa di fiori, di vaniglia, un profumo fresco, ma un profumo che rimane sempre elegante. E vi posso dire comunque che sto avendo, cioè ho avuto e sto avendo degli ottimi, come si dice, ho degli ottimi riscontri su questi profumi di Etera, perché sono veramente fatti molto molto bene. Poi anche l'etichetta, insomma, sono studiati, poi vengono presentati in un pack in cartone. Sono, adesso, beh, questo è un tester, però sono presentati veramente molto molto bene. Vi dico, possono essere sicuramente paragonati a profumi molto più costosi. Poi, andando avanti, parliamo di pesca. Anzi no, vi faccio vedere ancora l'ultimo, che sa di cocco. Questo è un acquisto recente e si tratta del Rem Coco, The Toilette Reminiscence. Questo l'ho fatto vedere su Instagram. È un profumo che mi piace. Allora, a me i profumi marini, diciamo che piacciono, però non sono i miei profumi preferiti, anche se comunque li uso. Poi c'è Marino e Marino, non tutti mi piacciono, comunque. Insomma, è sicuramente una nota che mi piace. Però questo qui di Rem, che è un marino miscelato al cocco, mi piace molto molto di più che un classico profumo marino. Diciamo che è il classico Rem, perché si sa di cocco, però quando lo vaporizzate lo sentite che è un profumo Rem, perché ce l'ha questo aroma fresco. No, volevo anche dirvi una cosa di questo, che l'ho accennato, ma questo ha un'erogazione, non so se si può vedere, ma ha un'erogazione, questo qui di Etherea, finissima, che sono le erogazioni dei profumi di Dior, per farvi un'idea. Cioè, non so se sia la stessa, probabilmente no, però come qualità della vaporizzazione, questa nuvola molto fine. Io l'ho trovata ad esempio nei profumi di Dior, che non è che abbia tanti profumi di Dior, anche perché per me sono troppo forti, però vi avevo fatto vedere quello che il Joy, forse, il Dior Joy, quello ha una vaporizzazione bellissima, e quello è anche un po' più fresco. Comunque, scusate le digressioni, Rem Coco. Vi dicevo, quando lo vaporizzate sentite la freschezza dei profumi Rem, assolutamente. Ora qui ho mille profumi mischiati, però sento la freschezza di Rem, però con queste note di cocco che lo rendono molto più nelle mie corde, perché sapete che io amo tantissimo il cocco, monoi, vaniglia. Io veramente ci vado a nozze, e questo sicuramente è un prodotto, un profumo che mi piace molto. Profumo molto fresco, sicuramente adatto per l'estate, per le persone normali, mi viene da dire. Io vi dico, l'ho acquistato da poco, però sicuramente lo utilizzerò con piacere anche st'inverno, perché questo, incredibilmente, ho anche la scatola. Lo terrò e lo, cioè, lo terrò.
Lo vaporizzerò anche quest'inverno assolutamente perché mi piace molto. Mi piace tantissimo anche questa boccetta in vetro satinato, veramente un ottimo, ottimo profumo. Mi piace tanto, fresco, sa di cocco, sa di mare, profumo eccezionale. Poi passiamo ai profumi fruttati. Vi avevo fatto vedere quell'acqua profumata prima. Vi faccio vedere anche questo Green Tea Nectarine Blossom. Vi avevo accennato che questo prodotto l'avrei preso prima o poi. Sapete che a me piacciono tantissimo questi prodotti di Elizabeth Arden, questi profumi Green Tea, che sono tutti profumi al tè verde, poi c'è proprio l'originale che sa di tè verde, però è un profumo che ha fatto talmente tanto successo che poi hanno fatto tutte queste varianti. Vi ho fatto vedere ad esempio quella con i fiori di ciliegio. Questa è con la pesca nettarina, anche questo ne ho utilizzato veramente poco. Li vedete tutti praticamente nuovi, ma ho veramente tantissimi profumi e a me piace cambiare, nel senso un giorno ne prendo uno, un giorno dopo ne prendo un altro, e quindi è per questo che praticamente li trovate, li vedete belli nuovi. Anche questo, come tutti i prodotti di questi profumi di Elizabeth Arden, mi è piaciuto molto. È un profumo fresco, anche in questo caso troviamo le note del tè. Però aromatizzate alla pesca, quindi si tratta sempre di profumi molto freschi, molto fruttati e è buono. Sentite proprio, sentite questa base di tè verde, però all'interno sentite queste note proprio di pesca matura. Ora non so più dove vaporizzarli. Ed è un aroma che sentite dopo, il profumo della pesca, è come se emergesse dopo. È buono. Una pesca matura, sapete, quelle con quella bella polpa, con le belle pesche succose, e questo comunque me la ricorda. Diciamo che se proprio cercate un profumo alla pesca puro, questo sicuramente sa proprio di pesca, sa, non dico di estate, ma è quasi proprio di pesca. Che poi l'estate è tè alla pesca, però per darvi l'idea, no? Qui sentite proprio l'aroma della pesca. Qui sentite molto il tè verde aromatizzato alla pesca, che è comunque quello che voleva ottenere Elizabeth Arden con questo profumo. È un eau de toilette, sono 100 ml, sempre pack in vetro. Questi sono profumi bellissimi anche se dovete regalarli, costano poco, e durano tantissimo, hanno anche una buona durata, una buona persistenza su pelle e vestiti, almeno su di me, ma tutti questi profumi su di me hanno comunque una buona durata, chi più chi meno, ovviamente sempre considerando di che tipo, cioè in relazione al prodotto di cui stiamo parlando. E mi piace. Stavo guardando l'INCI, questo contiene caffeina addirittura, la polvere delle foglie di tè verde e gli estratti di pesca. Made in Spagna, che dire ragazzi, questi di Elizabeth Arden sono profumi che a me piacciono tantissimo. Ve ne ho fatti già vedere diversi, come minimo altri due, quello al tè verde, il classico, quello ai fiori di ciliegio ed ora questo, mi piacciono, sono profumi belli freschi, molto molto belli. Poi vi faccio vedere questo profumo molto indicato secondo me alla stagione. Questo mi era stato consigliato da una di voi che saluto e ringrazio. Purtroppo non mi ricordo il tuo nome, ma se stai guardando il video magari me lo puoi ricordare nei commenti, ti ringrazio. E mi avevi consigliato, visto che mi piacciono i profumi alla pesca, questo profumo, e quindi l'ho preso. È un eau de toilette di Versace Red Jeans Woman, e questi sono profumi che trovate su Notino a dei prezzi veramente stracciati. Ovviamente dipende sempre dalle promozioni. Io prendo sempre tutto in promozione, tutto quasi, e questo è il pack. Tra l'altro, questo è un profumo anche in questo caso. Se dovete fare un regalo, mi cade tutto di mano. Se dovete fare un regalo, ci si presenta veramente bene con la scatolina in latta e poi anche il profumo stesso,
è molto bello con questa confezione, questo flacone tutto lavorato. E questo sì, è un profumo che sa di pesca, indubbiamente, però si sente già con profumo più, come dire, da profumeria. Quindi sì, mi piace anche se non è nei miei profumi preferiti. Comunque, si sente sicuramente la pesca. Però è un profumo che di base forse si sente più un profumo più fiorito. Vediamo se riesco a trovare qualcosa, ma mi sa di no. E questo, vabbè, non è che abbia ingredienti che possano suggerire qualcosa. E io, cioè, io vi parlo dei profumi, però è difficile che vi legga le note, anche perché. Sì, io vedo tanti video anche di profumi dove stanno un'ora a parlare delle note, note di questo, note dell'altro. Io vi parlo i profumi in modo molto terra terra, come vi dico sempre, non sono un'esperta di profumi, ma vi dico quello che io sento, senza andarvi a cercare note di chissà che cosa che comunque tanto magari non sento. Se uno vuole sapere le note per dire se le va a leggere. Io vi dico le mie impressioni personali sui profumi e di questo non ho le note come neanche degli altri, però vi dico, io ci sento un profumo comunque sì, fruttato, però anche fiorito. La pesca è un profumo che sì, può ricordare la pesca, ma molto lontanamente, ecco. Quindi magari se vi piacciono ad esempio i profumi di profumeria, per farvi l'esempio, però cercate un aroma di quel tipo aromatizzato alla pesca, allora questo sicuramente farebbe al caso vostro, perché non è il classico profumo che sa proprio di pesca come può essere questo, a parte che questo è una miste, però per farvi un esempio, no? Lì sentite solo la pesca e finisce lì. A me piacciono proprio i profumi che sanno di pesca e punto. Molto semplici. Questo è già un profumo più elaborato perché ha dietro anche altri sentori che lo rendono sicuramente più elaborato, più di un certo livello. E, diciamo, sono gusti, o comunque ve lo segnalo perché è un profumo, secondo me, anche estivo. Sicuramente ha dei sentori di pesca, però molto, 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 molto mascherati da altri sentori. Andando avanti, vi faccio vedere. Un profumo che sto veramente utilizzando tantissimo ed è questo tè bianco. Vedete che a me piace tantissimo il tè e in particolare mi piace questa linea di Solinotes, non so come si pronuncia, ma è una linea che trovate da Sephora. E questo assieme ai fiori di ciliegio e mi sembra anche insieme alla Fresia era uno degli ultimi usciti. Questi sono di nuovo profumini che costano poco. Durano tanto, su di me questi durano veramente tanto. Sono 50 ml, ma sono molto concentrati e questi sono i classici profumi che piacciono a me. Nel senso, questo io leggo tè bianco ed è un profumo che sa proprio di tè bianco. È un profumo molto fresco, si sente proprio l'aroma del tè bianco, questo aroma delicato, ma allo stesso tempo molto fresco, anche molto estivo. È un profumo veramente buonissimo, mi piace tantissimo. Poi vi dico, c'è a chi invece non piacciono i profumi così semplici, magari piacciono dei profumi più elaborati. Io però, ad esempio, quando cerco un profumo di vaniglia, vorrei che sapesse solo di vaniglia. Quindi, ecco, per darvi un'idea. Bergamotto e cardamomo, salvia e tè bianco, smanto e musco bianco. E dopo che le ho lette. Per me sa comunque di tè bianco, al di là delle note che posso sentire, delle note, dei sentori di questo e dell'altro, io ci sento il tè bianco e punto. Un tè bianco molto fresco e sinceramente non sento neanche il muschio. Cioè, forse perché uno lo legge, allora dici senti il sentore di muschio, ma io qui in questo qua il sentore di muschio sinceramente non lo sento. Sento che è un profumo fresco, pulito, molto fresco. È un profumo che sa di tè, quindi se vi piacciono i profumi freschi, assolutamente consigliato. Questo ho tenuto anche la scatola, incredibile.
quindi lo rimettiamo al suo posto. Li trovate da Sephora, costano poco e sono veramente ottimi, ottimi profumi. Un altro profumo che ho acquistato perché un'altra ragazza di voi me lo aveva consigliato, è questo Jardin Bohème Escapade Exotique. Anche qui non so come l'ho detto, me l'aveva consigliato una di voi in un vecchio video dei profumi. Io ero andata su Douglas per acquistarlo, però era esaurito ed è stato esaurito per tantissimi mesi, veramente tantissimi, sarà stato esaurito per 6 mesi, forse anche di più. E poi avendolo messo cioè avendo fatto richiesta di avvisarmi quando sarebbe ritornato in stock. Appena è tornato l'ho preso ed è un profumo che mi piace tantissimo. Anche di questo ve ne ho parlato su Instagram. È un profumo molto particolare, un profumo esotico, floreale, fruttato. È un profumo che è sì complesso perché ha tanti aromi al suo interno, però alla fine quello che sentite è questo profumo molto fresco, fruttato che vi ricorda quasi frutti tropicali, però sentite anche delle note dolci. È un aroma veramente molto buono, soprattutto un aroma molto particolare. E secondo me, se vi piacciono gli aromi floreali, fruttati, che sanno anche un po' di cocco, un po' di vaniglia, di frutti tropicali, è un misto. Questo profumo è un misto che però dà un risultato molto particolare, molto fresco, fruttato e anche questo ha un'ottima, ottima durata. Mi è piaciuto tantissimo. E comunque, se è stato sold out tanto tempo, sarà stato anche difficile da reperire. Il pack è sempre in vetro, 50 ml, molto bella anche la scatolina. Profumo ottimo, quindi ringrazio tantissimo la ragazza che me lo ha consigliato. Complimenti perché hai capito i miei gusti. Questo è sì, è un profumo complesso e stando lì ad esempio sento anche di più il monoi e il cocco, sicuramente, però il tutto è aromatizzato con questo aroma tropicale, veramente un profumo eccezionale. Quindi veramente grazie. Se stai guardando questo video, anche tu scrivimi il tuo nome nei commenti così me lo ricordo e posso ringraziarti meglio perché è veramente un profumo eccezionale, molto molto buono. Poi gli ultimi due, poi abbiamo finito. Allora, vi faccio vedere un profumo che forse non è particolarmente estivo, però mi piace moltissimo ed è questo Liu Jo Eau de Parfum Lovely Me. Questo è stato un regalo, è un profumo eccezionale che mi è piaciuto tantissimo. A differenza di quello che si può pensare, perché solitamente vi dico questi profumi per me sono un po' troppo forti, e invece questo mi piace veramente tantissimo. L'ho utilizzato poco anche perché è un profumo molto molto concentrato. Questo è il flacone da 30 ml e tra l'altro è carinissimo, cioè guardate la bellezza qui, anche se dovete fare un regalo, questo è un prodotto, un profumo che fa una figura incredibile. Al marchio Louis Jo, poi lo aprite e avete il profumino e poi avete questa sorta di e non mi vengono le parole di portachiave, potete anche attaccarlo alla borsa o dove desiderate. È veramente una confezione molto molto bella e questo è ecco, uno di quei profumi che non saprei descrivervi. Ma è un profumo molto fiorito con un tocco secondo me fruttato. E questo è sicuramente un profumo che sa proprio di profumeria, però non sono quei profumi troppo intensi. È intenso perché è anche molto concentrato, però e ha questi sentori fioriti che prevalgono, però secondo me ha anche quella nota fruttata che lo rende meno invadente. Quindi anche questo è veramente un profumo che mi sta piacendo molto, è stato un bellissimo regalo, ne sono stata veramente molto molto contenta e ve lo consiglio appunto se dovete fare un regalo perché oltretutto fa una bellissima figura, è molto bello e poi è molto concentrato ed è molto molto persistente. Poi per ultimo, ma non per importanza, Erbolario.
con un nuovo profumo Altea. Questo, vabbè, è già uscito da un po' di tempo. Sapete che io amo tantissimo i profumi erbolario, mi piacciono quasi tutte le loro linee, a parte, eccetto quelli un po' troppo fruttati. Però infatti questo avevo un po' di remore nell'acquistarlo perché ho detto magari sarà un po' troppo fiorito per me, ho detto fruttato prima, volevo dire i profumi troppo fioriti. Dicevo, l'ho acquistato però ho detto magari saprà troppo di fiori, e invece no, perché è un profumo che sì, sa di fiori, però ha anche questo aroma fresco. Un aroma quasi di tè verde. Torniamo al tè, per me tutti i profumi sanno di tè, però io anche questo quando l'ho vaporizzato mi hanno detto che bel profumo di tè verde, quindi non sono solo io che ci sento il tè verde, perché è un profumo sì fiorito, però poi soprattutto stando lì si sente molto questo aroma più fresco. Infatti credo sia anche per quello che questo lancio, nonostante uno dica magari un profumo più da, cioè non dico primavera, sì, forse primavera, effettivamente è stato un lancio primaverile, però magari questi profumi fioriti un po' più per l'inverno, l'autunno, e invece è perfetto, secondo me è perfetto, anche per questa stagione, perché si sente il profumo di fiori, ma viene un po' smorzato da questa nota fresca. Vediamo cosa dice. Fior di limone, arancia dolce, altea, rosa bianca, muschi, vaniglia. La rosa bianca sicuramente potrei sentirla, perché si sente questi petali freschi di fiori si sentono. Infatti la parte fiorita è molto fruttata. Le note di arancia e il fior di limone. Sì, beh, i fiori di limone, perché non è il limone, sono i fiori. Si potrebbero, se ora non è che sappia l'aroma dei fiori di limone, però ci sento questo bouquet di fiori. E il tutto è reso comunque, è smorzato, forse dai muschi o dall'altea stessa. Comunque, sicuramente l'altea. Solleticato da una coppia di agrumi frizzanti come il fior di limone e l'arancia dolce, questo profumo pieno di charme si dirige abilmente verso un cuore fiorito dominato dalle note di altea, rosa bianca, muschio e vaniglia. Arriva un braccetto sul fondo per sigillare una nota irresistibile. Effettivamente comunque è un profumo irresistibile perché è un profumo molto fiorito, ma allo stesso tempo io ci sento queste note fresche che lo rendono particolare. Oltretutto anche questo, almeno su di me, ha un'ottima, ottima durata. Poi io mi ci faccio abbastanza il bagno in questi profumi, però rispetto ad altri, anche ad altri di l'erborario, questo ha una durata secondo me maggiore. Sono 50 ml, il pack è in vetro, c'è ovviamente tutta la linea a disposizione, quindi sicuramente un ottimo, anche quello un ottimo prodotto e un ottimo profumo da provare per l'estate. E niente ragazzi, io mi sto guardando attorno per vedere se vi ho parlato di tutto, direi di sì. Tutti i profumi che vi ho fatto vedere comunque mi piacciono molto e alcuni sono anche delle scoperte veramente interessanti come questo, mi viene da dire uno su tutti, sicuramente questo perché è un profumo che ho incontrato per caso ed ha un aroma veramente particolare. Questo, cioè questa vaniglia, è una vaniglia particolare. Secondo me comunque potrebbe piacervi perché è un profumo anche molto, molto elegante, molto da tutti i giorni, ma allo stesso tempo elegante. Un ottimo profumo, poi il pack in vetro 250 ml, cioè una roba mai vista, incredibile. Che dire, ragazzi, spero che questo mix di profumi vi sia piaciuto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!